That's Not My Neighbor, volevo fare un secondo episodio, è passato un mese, ma ehi, è arrivato il momento di rifarlo. Tra l'altro lo sto facendo con un nuovo microfono perché l'altro mi si è rotto. Vediamo, intanto skippiamo questa parte perché non ci interessa. Solita storia, passano delle persone e noi siamo una sorta di portinaio che dobbiamo decidere se farle passare o meno e dobbiamo capire se sono o meno dei double ganger. Allora, anche questo skippiamo, dai, più o meno mi ricordo tutto quanto. Scusate se vi interrompo, ma vi avviso che ricomincio a fare le live su YouTube. Esattamente questo giovedì alle 16.30 farò una live su questo gioco, That's Not My Neighbor. Sarà una live di prova, non sarà troppo lunga perché la farò anche su TikTok, quindi dovrò testare un paio di cose. Vediamo come viene, vediamo se ci divertiamo. Comunque nel caso se non ci sarete, non potrete o siete impegnati, la live rimarrà salvata sul canale YouTube così potete vederla quando volete. Ora vi lascio al video. Qui devo chiudere. Ok. Ciao, ciao, ciao carissimo. Allora, tu sei nuovo innanzitutto. No, cos'è? Qual è il significato della vita, l'universo e tutte le altre cose? Oddio, oddio, non mi aspettavo una domanda così importante. Io pensavo di doverti farti... Qual è il significato della vita? Non lo so, il cibo? Non so, ho particolarmente fame in questo momento. Ah, è sbagliato. Forse devo dirgli food. Vabbè, vado. Ciao. Dovevo dargli una risposta. Perché avevo fame. Vabbè. Ok. Ehi, mi ricordo... No, fermati! Mannaggia la miseria. Perché il primo me lo devo sempre lasciar passare così? No, ok, devo tenerlo in quel modo. Spero fosse giusto. No, non era nemmeno nella lista. Oh, che cavolo. Ma tu sei quello di prima che però ha una faccia un po' strana. Roberski Pitchman. Sì. Ok. Ma a parte che non sei nella mia lista, non ti vedo qui nella mia lista, signor Pitchman. Quindi iniziamo a fargli delle domande. Come mai? Ok, questa mi... Penso che sia tutto corretto nella mia entry request. Ma no, è che proprio non... Sì, qui dice che sei residente. Va bene, però... Aspetta, com'è? Allora, che è successo alla tua faccia? La tua testa, sì, è un po' strana. Hai dormito male la scorsa notte? Non ti svegli così se dormi male, eh? Comunque, quello di prima era passato. Ora... Ah, ecco. Non sei nella lista oggi. Non sei nella lista oggi. Cosa devo fare? Penso che ci sia un errore. Io dovrei essere nella lista. Ma se ti dico che non ci sei... Guarda la lista di nuovo. Ma non ci sei! Non ci sei! Non sei nella lista! Non ci sei nella lista. Ti devo rifare questa domanda? Hai già risposto alla domanda. Ho capito, però... Va bene. Allora... Appartamento, piano 1, appartamento 2. Allora, piano 1, appartamento 2. Ora, dovrei chiamare? 2668, dai, chiamiamo. 2668. Vediamo cosa ci rispondono. Sì. Ciao, sono Robinski Peach. Stai parlando... Sì. Ok, siete entrambi nell'appartamento. Io spero vivamente che fosse quello vero prima. Perché sennò ho fatto passare... no, amo, mi dispiace. Com'è che era? 3312? Scusi. Ma lei proprio non credo che possa entrare. La sua testa è totalmente deformata. A meno che non sia vero quello che mi ha detto e quello che è entrato... Era... Ah no, ho sbagliato. Non chiamarci. Ah no, devo premere il tasto, scusami. Devo prima la premere. Mi sono dimenticata questo passaggio. Mi sono dimenticata il passaggio importante, scusate. Ok. Magari era quello, era reale. Però non l'ho visto bene. Mi è sfuggito. Sì, vabbè. Ciao. Speriamo, lo scopriremo alla fine. Già subito inizio con un errore perché come al solito sbaglio i tasti qui verdi e rossi. Posso dire che sono confusi? Cioè, posso dire che comunque creano un pochino di confusione perché vedo acceso il verde e penso stanno per passare quelli verdi. Nemmeno sei nella lista, ma nemmeno tu e c'hai un terzo occhio. Cioè, ma devo davvero mettermi a fare dei controlli?
Scusa, posso chiederti perché hai un terzo occhio? Cosa c'è di strano nel mio terzo occhio? Penso che sia un terzo occhio molto normale, ma in generale non c'è, le persone non hanno un terzo occhio e non sei nemmeno nella lista oggi. Non ero nella lista perché dovevo lasciare un'emergenza, perché ho avuto un'emergenza al lavoro. Guarda, io ti lascio anche con il dubbio. Faccio un check. Se proprio ci tieni, faccio un check. 4242. Chiamo il tuo appartamento. Com'è che ti chiami tu? Steven? Steven Roadboys 4242. Facciamo questo check, guarda. Proprio perché magari è davvero un normalissimo terzo occhio, quella roba là. Però se mi risponde Steven... capito, Steven. Sta parlando Steven. Eh sì, ovvio, tuo padre infatti non era nella... cioè, è nella lista. No, guarda, mi dispiace. Riusciamo a far passare qualcuno oggi o sono tutti dei double ganger? Vabbè, lo scopriremo. Chiamate, chiamate, per favore. Sì, 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 sì. Grazie. Perfettamente, grazie. Sì, aveva il terzo occhio, era un po' strano. Ho avuto un po' di paura. Però tutto bene quel che finisce bene. Ok, proseguiamo. Ciao, buon pomeriggio. Salve, salve. Allora, nemmeno tu sei nella mia lista. È normale che abbia un colore... un occhio diverso dall'altro? Forse è normale. Però, dov'è il tuo ID? Scusami. Ah, ti sei dimenticata. Può capitare, può capitare. Nacha, ma come mai non sei nella... lista di oggi? Non ero nella lista perché ho dovuto andarmene per un'emergenza. Ok, ok. Allora, sembri abbastanza normale. E forse da qui, anche se in bianco e nero, noto che ci sono due occhi diversi. Ok, vediamo. F204. Vediamo. Ok. Ah sì, l'occhio destro è blu. Mentre l'occhio sinistro è verde. Ha i capelli... ricci, ha le lentiggini, una faccia rotonda. Aspetta, l'occhio destro. No, sì, giusto, right. A destra, perché lei guarda di me, quindi la sua destra è quello che è giusto. Allora, chiamo e confermo, vediamo se non sei in casa. 1, 3, 4, 6. Allora, io di te mi voglio fidare, 1, 3, 4 e 6. Vediamo. Sei già in casa, questo è un problema. Però... oddio mio, Nacha. Nacha? Mia figlia non è... torna... non è a casa? Aspetta. E questa è la figlia? Anastasia? Ma quindi Nacha è a casa? Oh cacchio. Oddio, e cosa c'è di sbagliato in questa? Oddio, ma la data di scadenza? 1873? Il tuo ID, sì. Non vedo niente di sbagliato. Io vedo una sorta di sbaglio nella data di scadenza. Siamo nel 1955. E tu ce l'hai nel 1873 la data di scadenza. Mi dispiace, Nacha, mi dispiace. Io volevo fidarmi di te. Io ti ho dato anche il beneficio del dubbio. Mi avevi così tanto convinta. Oggi non entra nessuno. Oggi non entra nessuno in questo edificio, Tranne quello che ho fatto entrare per sbaglio. sì. Grazie, grazie. Oggi è un disastro. Non hai idea di quanta gente che viene qua. Double ganger, proprio. Questa era credibilissima. Mamma mia. Meno male che ero nella entrelista, se no la facevo passare. Ok. Buonasera. Allora, lei dovrebbe esserci. Lei è Mia Stone. Tra l'altro, una sorta di Mia. Io allo scorso video l'avevo sbagliata perché aveva il naso leggermente diverso e non me ne ero accorta. Tu mi sembra che qua sia tutto corretto. La data di scadenza qua è giusta. Devo controllare tutto, tutto devo controllare. Mia Stone. Fammi giusto vedere F301 se... Mia Stone...
Long hair, small, ha le lentiggini, sembra che stia tutto bene, è nella lista. Ti faccio passare, guarda, ti faccio passare. Secondo me lei può passare. Secondo me lei è la giusta. Questo cos'è? No, non mi interessa. Ok. Ciao, ciao, ciao. Tu sei quella, la figlia di Nacha. Lei è una studentessa. Ok. Anastasia, sei qui, non vedo nulla di sbagliato. Dov'è il tuo ID? Te l'eri dimenticato, può capitare, può capitare. 1985 è la data di scadenza, mi sembra tutto corretto. Guarda, ti lascio passare perché mi sa che è giusto, è giusto, è giusto. Proseguiamo. Salve. Steven Rude Boys. Questo è un altro che ci prova con Steven Rude Boys. Questo era quello col terzo occhio, ma adesso cos'è successo? Scusami. Innanzitutto, dov'è la tua entry request? L'entry request. Cos'è? Come cos'è l'entry request? Scusami, la... Perché hai un fogliettino in faccia? La tua faccia. Hai un foglio, sì, carta in faccia. Non so cosa stai dicendo. Questo mi prende in giro. Perché non sei nella lista di oggi? Sì, vabbè, l'emergenza al lavoro. Dai, abbiamo capito. Ma io non so nemmeno perché sto perdendo tempo a chiederti le cose, guarda. Tu non sei assolutamente Steven Rodboys. Emergenza. 3, 3, 1 e 2. Ok. Vediamo quanti Steven Rude Boys vogliono provare a entrare. Sì. Skippiamo tutto. Vai, andiamo. Posso continuare il lavoro, perfetto. Voglio farlo in live, ragazzi, questo gioco. Forse ho detto inizio video. No, non l'ho ancora detto. Oddio mio, cos'è? Angus Cipriani, sei nella lista? No, ma... Non vedo nemmeno la tua faccia, Angus Cipriani. Dov'è l'entry request? Cos'è l'entry request? Senti, ma perché questo? Il tuo collo? Cos'è successo al tuo collo? È sempre stato così lungo? Non credo proprio. Non credo proprio assolutamente, guarda. E non sei nemmeno nella lista oggi? No, non sei nella lista. Eh sì, ci dovrebbe essere un errore, certo. Guarda la lista di nuovo. Ti dico che non ci sei. Cioè, posso anche. Però se non ci sei, non ci sei. No, più che altro io adesso mo devo trovarlo lui. In quale cartella sta? Così, giusto per curiosità, per vedere se nella sua roba. Ah, ecco. Oddio, c'è scritto collo lungo nella sua lista di dettagli. Indossa un cappello, non possiamo saperlo. Ha dei baffi, non possiamo saperlo. Ha degli occhi piccoli, non possiamo saperlo. Però ha il collo lungo. Forse così è un po' troppo lungo. Un po' troppo lungo. Non mi fiderei, guarda, non ti faccio entrare. Cioè, ma neanche che ti chiamo, capito? Neanche proprio che ti chiamo. Assolutamente, direi che non è il caso di far entrare la gente con questi colli. Non per fare discriminazione e body shaming, ma non credo che siano molto umane quelle cose. Sì, perfetto. Ok. Proseguiamo. Possiamo continuare il nostro lavoro. Molto bene. Giornatina interessante, devo dire, eh. Faticosa questa giornata lavorativa. Eccoci qua. Salve. Salve. Lei è nella lista? Lei non è nella lista, signora. Perché non è nella lista, lei? Elenoise Chervé. Allora, F0104. Tu chi sei? Elenoise Chervé. Ok, allora controlliamo attentamente i dettagli. Ok, ha un neo, sì, nella cosa sinistra. Un piccolo nasino. Slim. Long neck, anche lei. E ha una gemella, molto bene. Non vedo problemi di aspetto, ma il tuo problema di base è che non sei nella lista.
Non sei nella lista, esatto. Lei dice dovrebbe, è un errore, dovrei essere nella lista. Amo, non è che so, non è che devo guardare la lista più volte per vedere che non ci sei. Guarda, allora, siccome sei abbastanza normale, chiamo il suo appartamento. 6996. 6 9 9. Mamma mia, che numeri lunghi. 6. Ok. Vediamo chi mi risponde. Se mi risponde Lenoise. Ok, è Selene. Sua sorella è in casa? Ah, mia sorella non è in casa. Ok, potrei fidarmi, ragazzi. Potrei fidarmi. Dai, facciamo il check del numero. 845323014956. 845323014956. Uguale. 532... 30. Sì, no, è giusto il numero. Vabbè, la faccio passare, dai. Penso che sia corretto. Boh, anche se non è nella lista. Però dai. Ok, lui è nella lista. Grazie a Dio qualcuno che è nella lista. Signor McElroy Rude Boys F0303. Io ho già chiamato, io di lui mi fido, sinceramente. Direi che posso fidarmi, non vedo nulla di sbagliato. Al massimo controllo giusto che indossa sempre un cappello, questo è molto positivo. Fuma, ha un goatee. Is a goatee? Non so cosa sia un goatee. Che cavolo è? Non lo so. Vabbè, noi lo facciamo passare. Perché anche avevo chiamato e c'era già suo figlio che diceva che suo padre non era in casa, quindi lui assolutamente lo lasciamo passare. Dai. Oh no, questa è uguale a quella di prima. Eh no, Lenoise, ma tu mi sei appena passata prima. Dov'è la tua, il tuo ID? Ah, l'ha preso l'ID. Oh santo cielo. Eh no, però qui non va bene. Questo non va affatto bene. E mo cosa faccio? Ma è uguale, identica. E non posso passare, far passare te. Ma adesso cosa mi dice che lei è quella giusta e l'altra è quella sbagliata? Cioè, oppure il contrario? Perché non sei nella lista? Mi sono spaventata. Ok. Emergenza? Ma quindi scusa, gli posso. Ehi, cos'è successo alla tua faccia? Vuoi vedere la mia vera faccia? Apri la porta e te la mostrerò. Ma no, 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 sei spaventato? No, vabbè, dai, neanche tanto. Posso visitarti mentre dormi? No, ma. Non è necessario, non è necessario. Ti ringrazio, va bene così, va bene così. Adorabile lei, adorabile, simpatica. Posso fare qualche altra domanda così per ridere? Quanto ti importa dei tuoi vicini? Nemmeno, loro nemmeno sanno il tuo nome. E tu rischi la tua vita per loro ogni giorno. Permettimi di entrare. Lo vuoi questo? No, no, ma questo vuole cercare di convincermi. Ma smettila, ma non si fa. No, no, voglio vedere se mi dice altro. Però no, penso di avergli chiesto tutto. Guarda, mi dispiace, ma non posso fare. Ma non posso, ma non posso, mi dispiace, ma non posso. Che paura, che paura. Ok, grazie a Dio ho fatto passare quella giusta prima. Eh sì, grazie. Molto bene. Sono spaventata perché ho fatto. Ah, c'è stato il suono dell'achievement. A quanto pare ho fatto un achievement. E poi ho visto la sua faccia e sono saltata. Vabbè. Salve. Allora, tu sei nella lista. Dottor Wu Afton. Ok. Dottor Wu Afton. Qui mi sembra tutto sotto controllo.
Sì. Aspetta, qual è l'appartamento? Il primo. Robuste eyebrows, indossa occhiali, capelli corti, naso rotondo, testa squadrata. Direi che non ci vedo niente di male, senza neanche fare troppo le persone così puntigliose, pignole, può passare tranquillamente. Salve signora, buonasera, buonasera. Tu sei Gloria Schmidt. Questo va tutto bene. Appartamento piano 2, Gloria Schmidt, faccia rotonda, ha un neo sulla guancia destra, capelli corti, naso tondeggiante, non vedo nessun problema. Sei nella lista, puoi passare. Dai, voglio essere un pochino più dai, su. Se sono nella lista, vuol dire che in casa non ci sono. Salve, tu sei appena entrato e quella cicatrice non dovrebbe esserci. CP30 Afton. CP30. Non lo so. Allora, innanzitutto ti chiedo della tua faccia. Cos'è successo alla tua fronte? Sì. Ah, niente, ignoralo. Ma non posso ignorare quella cosa. Sembra quasi come se qualcuno ti abbia piantato un cervello. Comunque c'è un problema anche nel tuo ID. Eh sì, il tuo nome è sbagliato. Io vedo qualcosa di sbagliato nel tuo nome invece. Però faremo finta di niente, guardi. Buona giornata. 3, 3, 1, 2, pronto, polizia. Vada via. Grazie mille. Sì. Grazie. Possiamo continuare questo lavoro? Mamma mia, che giornata. Vai, continuiamo. Quanti ce ne saranno ancora? Cosa dovresti essere tu? Qualsiasi cosa non è nemmeno nella lista. Scusi, cosa è successo alla sua faccia? Non mi risponde, ok. Qualcosa il suo ID? Non capisco quello che dice. Non sto capendo la sua lingua. Ho capito, ma cosa sei? Chissà se. Ma è qualche. Ah, dovrebbe essere Lois Stilinski? È una casalinga? Ma ho comunque il dubbio che tu non sia la persona che abita in questo posto, mi dispiace. Via, tantissimo. Scappiamo. Cioè, in realtà no, polizia, sì, arrestatela, dei buchi in faccia sono terribili. Molto bene, possiamo continuare il nostro lavoro. Ah. Oddio. Buonasera, lei chi è? Ah, lei è Alf Cappuccin. La prima volta che lo vedo, signor Cappuccin. Mi sembra tutto sotto controllo. Mi faccia un attimo controllare giusto la sua cartella. Ha un naso molto grande, ha dei prominenti baffi, usa un monocolo, indossa un cappello, ha una faccia tonda. Non vedo nulla di sbagliato in lei, signor Cappuccin. È anche nella lista. La lascio passare tranquillamente. Avrò fatto bene, avrò fatto male, chissà. No, di nuovo tu. No, di nuovo tu. Signor Lattaio da. Signor Lattaio. Ma sempre mi capita il lattaio. Cosa? Allora, intanto non c'è la tua entry request. Te l'hai dimenticata, certo. Non sei nemmeno nella lista. Perché sei sporco di sangue? Non mi dire che è latte scarlatto. No, non è sangue, è cos'è? Nuovo tipo di latte. Certo. Va bene. Sì, ma ti credo. Sì, ma ti credo. No, ma ti sto credendo, ma ti sto assolutamente credendo. Questo era già capitato, non so se è normale.
che ricapitano gli stessi ogni tanto. È la prima volta che mi capita. Fatto. Ok. Possiamo continuare. Continuiamo allora. Prossimo. Oh. Ho vinto. Oh, doppelganger catturati 9. Vicini uccisi 0. Doppelganger che hai fatto entrare nessuno. Ho preso il massimo. Sono stata bravissima. Posso vedere i dettagli? Ho azzeccato tutto. Eh no. Ah no, ok. Niente, siccome ho azzeccato tutto non mi fa vedere nient'altro. Sono fortissima. La seconda volta che provo. E... GG a me. Il primo l'abbiamo lasciato passare, ma a quanto pare... Era giusto così. Era giusto così. Sì, bene, bene, bene. Oh, ho chiuso. Vabbè, ci vediamo al prossimo video e alla live quando la farò su questo gioco. Ciao a tutti!